Registrazione. Ecco, qui alle spalle in classe e a casa vedete due testoni, due capoccioni. Sono, vabbè, uno forse lo conoscete già, sulla destra c'è Pericle. Pericle è quasi sempre effigiato, no? Sono sculture antiche queste, non sono ricostruzioni. È quasi sempre mostrato nei busti, nelle statue, con l'elmo da stratego. Vi ricordate che lui per 30 anni circa è stato eletto stratego, quindi diciamo è un grande leader politico, però la carica proprio ufficiale che l'Ecclesia gli dava e gli ha dato per 30 anni di seguito, pensate un po' che roba, era quello di generale. Quindi lui c'ha l'elmo, no? Un elmo cosiddetto corinzio, perché è un elmo praticamente integrale, se quando viene calato lascia aperta soltanto le fessure per gli occhi, no? Chiaramente. Oh, ma quella signora o signorina, chiamatela come volete, chi è invece? È Aspasia. Aspasia, ragazzi, è forse la prima? Mi sa di sì, mi sa che non abbiamo parlato di grandi personalità femminili ancora, no? Nell'età antica. Forse abbiamo detto qualcosa su certe faraone d'Egitto, ma insomma, non mi sembra che sia venuta fuori, no? Un nome importante di donna. Aspasia lo è. Aspasia però è anche l'esempio di come le donne avessero pochissimo spazio nell'Atene super democratica, l'abbiamo detto tante volte, no? Che però non considerava le donne in grado o degne o capaci di interessarsi della vita pubblica. Quindi niente ecclesia per le donne, niente cariche da poter assumere. Nemmeno donne come Aspasia. Allora, uno, spero di aver stuzzicato un pochino la vostra curiosità. E che c'aveva di così importante Aspasia? Ma intanto era una donna emancipata, colta, raffinata. Era praticamente una meteca, perché lei era di Mileto. Vi ricordate Mileto, no? In Asia Minore, la città importante, no? Che scatenò la ribellione, poi soffocata dai persiani, no? Lei era di Mileto, quindi viene ad abitare ad Atene, quindi però era una straniera, quindi non solo donna, ma anche straniera, quindi veramente. E però diventò praticamente la compagna di Pericle, quindi per questo sono associati in questa immagine. E non fu un rapporto facilissimo da far digerire agli ateniesi, che come vedete erano molto democratici, però donna, straniera, c'era qualcosa che non andava. E tuttavia lei, grazie insomma alla sua famiglia, pretese un'istruzione pari a quella di un uomo, quindi studiò praticamente, come dire, a livello privato, no? Non poté frequentare, come si potrebbe dire, precettori o insegnanti che erano invece riservati agli uomini, però accumulò una cultura clamorosa. Da che punto di vista? Lei fu una filosofa, cioè una che si interessò di filosofia e di retorica. Cos'è la retorica, ragazzi? Era molto importante ad Atene, perché la retorica è, per farvela breve, la capacità di convincere, di essere convincente con le parole, attraverso il discorso. Quindi saper montare bene un intervento in assemblea, per esempio, era importante per gli uomini politici. Lei che ci fa con la retorica, poverina? Non può andare in ecclesia? È donna e meteca, ricordiamocelo, quindi proprio due condizioni che escludevano la sua partecipazione a quella stupenda cosa che era l'Ecclesia Democratica di Atene. E allora lei che fece? Aprì una scuola per altre ragazze ateniesi che volessero appunto imparare filosofia e retorica. Perché no? E vedete, già questo, insomma, già questa cosa qui ce la fa apprezzare come una ragazza, una donna che aveva molto coraggio. Come? Sì, solo per ragazze, sì. Incredibile, no? Perché. E se volete immaginarvela un po' meglio di questo brutto ritratto, ecco, qualcuno ha ricostruito il suo volto, ecco, è sicuramente più carina, no? Come vedete, questa era Aspasia, forse. Dimmi. Ma Intervento di Noviello, questo lo faccio una cronaca in diretta. fece di importante solo la scuola? No, aspetta, poi ti faccio. Qualcosa. Aggiungiamo, quasi è messa con Pericle, eh? Cioè, era la donna di Pericle, insomma, voglio dire, il più grande ateniese. È importante, insomma. Vabbè, quindi ecco, se volete immaginarvela, forse era più vicina a questo ritratto che è quello della statua, che la dipinge un po' troppo arcigna, severa, eccetera. Ecco, ma lei,
evidentemente di Aspasia ad Atene poi si parlava, no? Chiaramente. E pensate, lei fu capace di avere rapporti intellettuali, no? Ecco, qui c'è un ritratto, però questo è un pittore dell'Ottocento, che se l'immagina. A destra, ovviamente, Aspasia che sta spiegando qualcosa a questo signore col bastone, che è niente poco di meno che Socrate, uno dei più grandi filosofi dell'Atene di quel tempo. E vedete che compiaciuto qui in piedi, secondo voi chi è? Pericle, no? Che sta assistendo a questa chiacchierata. Fonti scritte ci dicono che lei ebbe amicizie fra gli intellettuali più importanti di Atene. C'è un altro quadro che ho trovato. Vi ricordate che, se non avete visto il filmato della mia lezione asincrona di ieri, non lo sapete, ma detto il Partenone, uno scultore famosissimo, tanto pagava la Lega di Delo, Fidia, fu incaricato poi di costruire praticamente la grande statua di Atena Partenos, che Atena Vergine, che stava dentro al Partenone. Ecco, qui c'è sempre un pittore dell'Ottocento, vedete, ricostruisce una scena interessante dove c'è Fidia, che è questo qui in alto, no? Sulla scala che sta costruendo questa sua cosa, Pericle sempre con l'immancabile elmo, e Aspasia, vedete che sta ammirando quello che sta facendo Fidia. Anche questo quadro, ragazzi, c'è poco di inventato, nel senso che Aspasia frequentava anche Fidia, pensate, cioè artisti, intellettuali, filosofi, facevano parte del suo giro di amicizie, quindi insomma potete immaginare come veniva insomma considerata in quegli ambienti. Il poeta Anassagora, cioè una donna capace di interloquire con delle personalità intellettuali importanti della sua epoca, insomma, no? E non è poco. Stava bene tutti questa cosa? No, assolutamente. Per esempio, un grande autore comico, sapete che i comici, teatro, non so, serviva per prendere in giro parecchia gente, prese in giro sia Pericle che Aspasia. Aspasia viene chiamata spesso la concubina di Pericle, cioè l'amante di Pericle. Poi, insomma, evidentemente, per andare avanti tanto tempo, questo rapporto non si basava mica soltanto sulla sessualità, insomma, no, anzi, era un rapporto fra pari. Addirittura Aristofane dice: ma Pericle si fa fregare, scusate il brutto termine, da Aspasia, alcune decisioni politiche le prende lei e convince il suo compagno, ma insomma, le solite malelingue, no? Maschiliste, insomma, tipiche dell'Atene di quel tempo. E, addirittura pensate che lei fece una cosa, alcune fonti dicono che durante la guerra contro gli Spartani, come vedremo tra pochissimo, addirittura lei pubblicamente prese la parola, ma dove? Forse nell'Agorà, oppure durante la cerimonia funebre per questi caduti in guerra, e pronunciò un'orazione funebre. È vietato, no? Una donna mica lo può fare. Invece lei, chi se ne importa? Cioè, brava a usare la retorica, no? Evidentemente sentiva il bisogno di pronunciare questo discorso, insomma. Quindi però, ecco, teniamo presente... Com'è? Era vista male, sì. Soprattutto questa cosa, no, di una straniera, perché lei sì, era greca, no, però era di Mileto, rispetto agli ateniesi era straniera. Questo rapporto fra una straniera e Pericle. Quindi non, Pericle ebbe... Sì, certo. Gli intellettuali che sapevano scavare oltre l'apparenza hanno apprezzato invece Aspasia, chiaramente. Ecco, quindi pensate che addirittura Aspasia fu accusata di... Era una brutta accusa quella, poteva costare anche l'ostracismo, cioè la cacciata via per 10 anni. Di empietà, che vuol dire di non essere particolarmente rispettosa degli dèi. In questo processo, pensate... La processarono, no? In questo processo si dette molto da fare Pericle e la difese pubblicamente, quindi oltre ad essere innamorato era anche un valido suo protettore, e per fortuna sua, insomma, il processo poi non portò ad una condanna. E pietà, cioè di scarso rispetto per gli dèi, insomma, della religione ufficiale. Più o meno, sì. Come no? E, in pratica, il rapporto poi con Pericle
durò fino alla fine della loro vita, perché Pericle poi la sposò finalmente, non si capisce se prima o dopo questo processo, e con lei ebbe addirittura un figlio, quindi fu una coppia molto solida, diciamo così. Ma non hai neanche detto che sia pazzo, che fosse tipo atea, oppure... No, ma quello fu un processo che gli fece... Che convinse alcune leggi, tipo... Tutte secondo me, ti pare che Pericle, che era un grande, no? Si faceva convincere la moglie, cioè... Era un modo per... Se si riesce a usare bene le parole, si... Magari probabile, però poi l'ultima parola ce l'aveva Pericle, no? Chiaramente, insomma, era sempre un modo per mettere in ridicolo o lui o lei, no? Chiaramente, quindi ecco, per farvi capire, insomma, a che serve questa piccola lezione, è per farvi capire come era difficile essere donna in una città pure democratica, perché era democratica ma non per le donne, chiaramente. Oh, l'altro pezzettino di lezione per finire ha a che fare con un urbanista, un architetto, anche lui è di Mileto, il materiale è veramente pochissima roba da leggere, a pagina 197, in basso c'è lo spazio appunto riservato ad Ippodamo di Mileto. Ippodamo, ragazzi, è un grande urbanista, un grande architetto, e Pericle ovviamente, che chiamava ad Atene i migliori, no, per lavorarci, insomma, chiamò anche lui. Oh, lui, ripeto, era di Mileto. Quando Pericle, Mileto faceva parte della Lega di Delo, ovviamente, quando Pericle decise di far ricostruire questa città, vi ricordate, spero, che prima della prima guerra persiana, Mileto e molte città della Ionia si ribellarono ai persiani, no? Però purtroppo Mileto, per dare l'esempio a tutti, venne rasa al suolo, e quindi c'era da ricostruirla, un po' come l'Acropoli di Atene. E Pericle disse, ma chi è il migliore architetto, il migliore urbanista? Cioè, chi è che può ridisegnare una città da nuovo, proprio da zero? Ippodamo, porca miseria. Ippodamo, ragazzi, ecco, vedete, questo è il suo progetto per Mileto, che poi fu realizzato, perché in età romana, per esempio, ancora la città del V secolo era in piedi. E non notate niente di particolare, guardate che impianto proprio razionalissimo, cioè strade perpendicolari che disegnano poi praticamente dei quartieri. Sì, 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 l'unità di misura è il rettangolo, diciamo, no? E quindi vedi, ci sono delle strade, quella che viene chiamata la griglia di Ippodamo, in effetti ha a che fare, no, con il treccio a griglia. Poi vabbè, vedete che Ippodamo chiaramente non ha fatto mancare almeno un paio di cosette, no, alla sua città. Qui c'è la grande agorà, chiaramente, qui c'è un teatro. Adesso qui non è molto chiaro di dove stia l'Acropoli, ma sicuramente l'Acropoli c'era. Può darsi. Probabilmente l'Acropoli era questa qui, guarda. E vedete che Mileto, tra l'altro, c'era una struttura stupenda. Ancora oggi, se andate in quella zona archeologica, è bellissima, perché è praticamente un piccolo promontorio che si allunga sul mare. Vedete, è una specie di penisoletta, no? E vedete come Ippodamo se... Ah certo, ma c'era un porto, no? Chiaramente. Quindi immaginate che Mileto rinasce attraverso questo progetto dell'architetto più amato da Pericle. Oh, Pericle poi gli fece fare anche, visto dopo Mileto, gli senti, ma ci metteresti anche mano al mio porto, al Pireo? Sì, come no? Ippodamo lascia la sua città di origine, viene ad Atene, e vedete ragazzi, questa è una ricostruzione, una mappa del Pireo nel V secolo, è riconoscibilissimo pure qui lo schema tipico di Ippodamo, no? Che è quello a griglia, no? Vedete tutta la zona portuale, attenzione, c'erano magazzini, però c'erano anche abitazioni, insomma, no? E vedete che è tutto fatto secondo questo schema, appunto a vie perpendicolari, insomma, chiaramente. Poi a un certo punto, questo lavora un sacco parecchio, sembra una specie di Renzo Piano dei nostri tempi, e a un certo punto a Pericle venne in mente, ma perché non costruisco quella che oggi è la Calabria, era la Magna Grecia, voglio costruire una città completamente nuova, che può ospitare però non solo ateniesi, ma tutti i greci. Ah, bella idea, insomma, no? Si chiama Turi. Turi è un paese della Calabria, ancora oggi c'è una Turi moderna, però se andate pure qui a vedere un'area archeologica di Turi,
Trovereste qualcosa del genere. Ovviamente questo è il progetto classico di Ippodamo, eppure qui ormai siamo abituati a riconoscerlo, no? Vedete l'Agorà, una strada principale, un'altra perpendicolare, e poi vedete tutte le viuzze sono però secondo lo schema di Ippodamo, no? Perpendicolare. Beh, vabbè, no, adesso questo, sai che c'è, vista così non c'hai tutti... Però se tu ci pensi, perché ti perdi? Cioè, sono tutte perpendicolari. Lo so, però ci saranno dei punti di riferimento. È da vedere. Tu tieni... Però scusa Francesco, tu tieni presente che vedi anche Turi, come Mileto, c'aveva le sue belle mura. È ovvio che se un nemico scavalca le mura, come è fatta, la città la prende, no? Chiaramente. Quindi tenete presente questo. Oh, se ce la volessimo immaginare, la Turi di Pericle di Ippodamo è questa qui. Vedete? Immaginatevela così, e con un porto che sfruttava la foce di un fiume. Vedete? Alcune barche, alcune navi, anche i greci le usavano parcheggiare mettendole sulla spiaggia, vedete, quindi si poteva fare. E vedete, vabbè, poi c'è la classica città greca, anche qui è molto visibile, no? L'Agorà e poi il teatro, no? Per esempio. Oh, poi una curiosità prima di andarcene, ma scusate, ma a voi non mi è in mente niente, adesso vi faccio vedere Indovinello, vediamo un po' se riconoscete questa immagine. Che roba è? Vabbè, dai, non ci sarete stati, ma guardate che c'è scritto lì, Manhattan. Che c'è stato Ippodamo pure qui? No. Diciamo che molte città moderne, tenete presente che Manhattan venne costruita così come la troviamo noi, più o meno a metà dell'Ottocento, e si rifecero a Ippodamo, c'è niente da fare. Cioè, se volete costruire una città razionale, no? Precisa, con delle belle arterie, no, fatte apposta in quel caso, no, in caso di Manhattan, anche per le automobili, percorribili, senza troppi intrighi di viuzze e vicoli, dovreste avere in mente il modello di Ippodamo di Mileto. E infatti, guardate che roba, ma assomiglia a Turi, assomiglia a Mileto, vedete? Io non so se ingrandendo ancora poi si sgrana, però vedete? Le strade di Manhattan così sono, quindi sono anche numerate, sapete, no? Vedete qui per esempio si intravede, no? Terza Avenue, Seconda Avenue, quindi insomma sono praticamente, ricalca esattamente Manhattan e anche altre zone di New York, però soprattutto Manhattan, la logica della città di Ippodamo. Quindi, se lo sapesse sarebbe contento. La moglie del Trasparo è stata utilizzata molto dopo. Sì, certo. Sì. Beh, fu inventata. Per buttare giù le mura, dici? Sì. Difficile. La domanda di. Questa ci fa comodo, però, perché. La domanda di Francesco, lo dico per chi non l'ha sentita, è questa. Dice, ma a proposito di mura, no? Ma erano veramente invalicabili queste mura? Sì, non c'erano bombe, non c'era, come diceva lui, polvere da sparo, esplosivi, quindi quasi sempre quando si attaccava una città per prenderla, purtroppo c'era bisogno di un lungo assedio, cioè la città si arrendeva per fame e per sete, praticamente. E allora è ovvio che apriva le sue, cioè si trattava la resa, quando andava bene si trattava la resa, altrimenti ci si arrendeva. L'esercito nemico entrava e saccheggiava. E peggio ancora. Sai, dal porto, ecco, ti ricordi che per esempio Atene, tutta la zona portuale la difende con delle mura imponenti. Ma tipo là sfruttavano la corrente. Cioè, non c'era niente che potesse far esplodere. Le mura erano effettivamente invalicabili. Se ci pensate, la guerra di Troia.
La guerra di Troia, scusate, no? Ma Omero ci racconta che viene presa quella città con l'inganno, no? Perché non è bastato 10 anni di assedio, e quindi evidentemente Troia aveva le sue risorse, no? Quindi ecco, in quel mito, no? Ovviamente. Certo. Va bene, io avrei finito qui. Quindi ecco, le cosettine che mi avete sentito dire le trovate appunto a pagina 196 e 197. Quella stupenda donna di Aspasia e quel grande genio di Ippodamo. Adesso te lo dico. Ragazzi a casa, arrivederci, ci vediamo venerdì. Venerdì faccio una strage però, attenzione. Ma quindi non ho capito, interroga soltanto sulle lezioni asincrone? Sì, praticamente sull'età di Pericle, quindi dentro ci trovate il teatro, no? L'Acropoli e più quella cosa che ho spiegato oggi. Va bene, grazie per... Arrivederci a tutti. Buona giornata, arrivederci.